Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! La Treyarch e Activision hanno finalmente annunciato il secondo DLC di Call of Duty Black Ops 3. Si chiamerà Eclipse e sarà disponibile il 19 di aprile in esclusiva temporale su PlayStation 4, quindi considerato un mesetto più tardi per i possessori di Xbox One e PC. Oltre alla nuova esperienza Zombies, Teitbetsu, Noshima, troveremo 4 nuove mappe multiplayer. Oggi andiamo ad analizzare la mappa Verge. In questa reimmaginazione della mappa classica di Call of Duty World at War Banzai, Verge porta il combattimento multiplayer in un distante futuro post-apocalittico, nel quale due fazioni in guerra sono impegnate in una continua lotta. Dovremo prendere il controllo di punti strategici come il ponte, le fortezze, i sistemi dei tunnel e le cascate d'acqua, mentre intraprenderemo un'azione adrenalinica in questa mappa di medie dimensioni. Quindi Verge è il remake della mappa Banzai di Call of Duty World at War e quindi è questa la famosa mappa che aspettavamo come rifacimento di una mappa di un Call of Duty del passato, quindi Banzai di Call of Duty World at War. Rimanete ovviamente sintonizzati sul mio canale YouTube e sul mio sito internet per tutte le ultimissime notizie sul mondo di Call of Duty che trovate con il link in descrizione. Intanto qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate della mappa Banzai, l'originale mappa di Call of Duty World at War, e adesso Verge, che è il remake in chiave Call of Duty Black Ops 3 con il DLC Eclipse. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.